Questo tuo primo mese a Catania, come ti sei trovato? Ti sei ambientato? Come sta andando? No, troppo felice, ho cercato un bello gruppo, una bella squadra, veramente tutti i miei compagni, un 10 come si è detto, la città bella, no, adesso molto molto felice di stare qua. Non lo so, adesso solo penso in giocare, a portare qua la squadra e bueno, finito il calcio e vediamo che succede, però adesso solo penso in giocare. No, no, è vero, tanti giocatori d'esperienza, tante qualità, giocatori con un nome forte, però adesso quando è arrivato ho detto che vado a imparare da tutti i miei compagni, da portare, allenare, però sì, è una competenza forte e adesso solo penso in allenare giorno tras giorno. Aspetto che la due, tratto di allenare e di imparare due de, quando devo giocare con la palla, sempre essere un'opportunità per la mia squadra, però quando devo correre o da portare corsa sempre sto con la massima attenzione o disposizione a correre per la squadra. Però adesso che sto giocando in una posizione per fuori dove devo correre tanti, penso che devo imparare quello. Parliamo della prossima partita, voi siete in un ottimo momento, mentre l'Inter è al contrario, in un bruttissimo momento. Non c'è il pericolo di arrivare lì con un pizzico di deconcentrazione? Sì, però l'Inter sempre l'Inter è una squadra fortissima che tiene tanti giocatori di qualità, di quantità e penso che va a essere una partita troppo difficile. Per noi è importante continuare sumando punti e con quella mentalità andiamo a Milano di conseguire i punti, perché no, di vincere. Quindi tranquillità senza paura? No, senza paura. Non lo so se la tranquillità, però sì andiamo con la troppa convinzione, non lo so come si dice, convinzione di che noi possiamo vincere quella partita. Molti dicono che l'Inter sta facendo male perché due colleghi centrocampisti, Zanetti, Cambiasso, sta facendo male. Secondo te sono d'attenzione questi giocatori che possono guardare tanto all'Inter al calcio? Come? No, no, no. No, o sea penso che Zanetti e anche Cambiasso correre più che io. Sono 10 anni o 15 anni, 10 anni in comparazione e loro hanno dimostrato che sempre hanno giocato bene, che sempre hanno fatto un buon calcio, una buona partita. Credo per me è un esempio a seguire. Due giocatori. Puoi arrivare secondo me questa squadra? Adesso pensiamo partita a partita. Credo che stiamo facendo bene, allenando bene. Crediamo in quello che noi. Come si dice? Che lo vogliamo mostrare nella cancia. Dimostrare sul campo e con quella mentalità andiamo. Giorno a giorno, allenamento tra allenamento, partita a partita. E adesso aspettiamo, come ho detto prima, di andare a Milano e non lo so, vincere e se no conseguire un punto. La vittoria potrebbe cambiare radicalmente. Sì, è vero, però sempre con tranquillità. Abbiamo vinto a Siena, abbiamo vinto a Novara e adesso andiamo tranquillo, andiamo a Milano con quella mentalità. No, bravo allenador.
Penso che, come ha detto prima, stavamo facendo bene, e lui è protagonista, è responsabile anche noi come, come squadra di come sta giocando Catania adesso. Sta visto per essere pronto per prendere squadra. Ah? Squadra. Aspettiamo lo meglio per lui come per mio compagno. Sempre è importante continuare logrando cosa, non lo so, cosa importante come giocatore, anche come allenatore. Aspetto lo meglio per lui.